Benvenuti al corso di WordPress, la guida base completa allo sviluppo. Nella sezione dedicata ai menu in WordPress analizzeremo in che modo WordPress gestisce questi menu. Abbiamo la possibilità di crearne di nuovi, di creare delle posizioni specifiche dove poi andremo ad inserire tramite delle funzioni reperite all'interno del codex i nostri menu. Avremo modo anche di capire in che modo strutturare il menu, in che modo assegnare delle classi CSS che poi ne determineranno il layout grafico e andremo anche a capire come customizzare nello specifico e come inserire determinate porzioni dei nostri menu tramite l'applicazione dei conditional tag. Vi lascio dunque alla prima lezione introduttiva di questa sezione. Vi ricordo che per qualunque problema o domanda potete scrivere nella sezione apposita dedicata, sarò felice di rispondervi.